Una settimana tipo, per respirare un po'. Dopo una serie incredibile di partite ravvicinate, il Catania, sarà così fino al 21 dicembre, può organizzare la settimana di lavoro concentrandosi sulla partita di domenica. Sarà il sorprendente Sant'Agata di Militello il prossimo avversario dei rossoazzurri. La Serie D è anche questo, ma il Catania lo ha già capito. Perché se da un lato è palese la consapevolezza di essere nettamente più forti rispetto alle altre, da un altro lato non manca un'altra fondamentale certezza, quella di essere nel campionato dilettanti. Il Catania non deve mai dimenticarlo, perché il rischio più grande è quello di specchiarsi su se stesso e di sentirsi troppo bello in una categoria che di bello ha veramente poco. In questo senso Giovanni Ferraro ha dimostrato di essere condottiero di grande esperienza. Ha nelle mani una Ferrari, come lui stesso ha dichiarato, e la deve portare prima possibile al traguardo. Un traguardo che si chiama promozione in Serie C. I risultati sono dalla sua parte. Il Catania ha vinto tutte le partite, 8, guida la classifica con 24 punti, 5 in più della Lamezia secondo, e ha realizzato 21 reti e ne ha subite appena 3. E se la forza del reparto offensivo l'abbiamo più volte sottolineata, è doveroso menzionare i meriti della retroguardia, che insieme al centrocampo ha ormai una connotazione certa. Castellini, Rapisarda, Lorenzini e Somma in pratica hanno giocato tutte le partite e per ben 5 volte su 8 hanno chiuso la gara senza subire gol. I campionati si vincono anche così, ed anche per questo Ferraro sulla difesa non vuole concedersi esperimenti. La forza esplosiva del Catania pone le sue basi proprio sull'affidabilità della retroguardia.